Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio raccontarvi una storia di una missione segreta da parte di un gruppo di karateka. Seguitemi. I candidati di questa missione segreta sarà lo squadrone Sakura, il famoso e leggendario squadrone Sakura. A capo di questo squadrone un nome d'eccezione, Takatoshi Nishizono. Nishizono, maestro di Wado Ryu, incaricato a quel tempo di addestrare e formare il battaglione. Seguitemi. Nishizono è un tipo molto particolare, frequenta l'università di Tokyo nel 1941. Non è un grandissimo studioso, ma è veramente appassionato di karate. Tralascia un po' gli studi per dedicarsi anima e corpo al karate Wado Ryu. Nel 1945 viene incaricato, come vi ho detto prima, dal governo di addestrare uno squadrone Sakura. Lui all'inizio era un po' titubante perché non è che avesse avuto un grandissimo trascorso da karateka, ma in quegli anni ci voleva lui. Lui era l'uomo giusto. Viene incaricato di addestrare questi ragazzi, fanno un briefing a Taegeon nel nord della Cina e lo squadrone gli viene presentato. Viene presentato con gli ufficiali di rango, i superiori presentano questo nuovo istruttore. Lui descrive la scena come tutti questi ragazzi presentati davanti a lui a petto nudo, occhi scuri, capelli neri, tutti giovani, ragazzi brillanti, tutti scelti dai campi di battaglia, quindi non soldati semplici, già persone che si erano già distinte per il coraggio già nei campi di battaglia. Quindi una selezione scelta, un gruppo segreto per addestrarli al corpo a corpo. Lui era già un pochino più su di età rispetto a questi ragazzi e fisicamente lui si descrive un pochino più inferiore. Questi erano tutti ragazzotti belli piazzati. Allora cosa fa? Chiama due dei più grossi e li invita ad attaccarlo. Fortunatamente, forse per lui in quella volta, questi qui non avevano grande conoscenza di arti marziali, forse di judo e kendo, in quegli anni di karate proprio non ne sapevano niente, e li stende facilmente. Lui descrive che non usa colpi di shuto, calci e testicoli per non infierire troppo su questi ragazzi, però si guadagna il rispetto di tutto lo squadrone. Iniziano gli allenamenti e lui non aveva molto tempo. Addirittura il gruppo era non di pochi, 250 soldati. 250 è un numero consistente per una persona sola. E lui aveva tanto tempo? No, aveva a disposizione un solo mese. Lui doveva addestrare 250 ragazzi che di karate sapevano niente o poco niente in un mese. Cioè un'impresa veramente titanica. Come fa? Seguitemi. Da vita al Senjo Karate, cioè karate per il campo di battaglia. Chiaramente con poco tempo non può fare troppi preamboli. Colpi bassi ai genitali, pugni in faccia o alla gola per quello che serviva nella parte alta della persona e per parare poca roba. Parate basse per i calci e all'inguine e parate alte per tutto quello che era in faccia, gola e petto. In questa maniera riesce ad addestrare forte questi ragazzi. All'inizio racconta che c'erano un po' di difficoltà perché non tutti erano pronti per questo tipo di allenamento, chiaramente senza armi, senza baionette, proprio veramente un ninja camp, equitazione, travestimento e tante altre discipline particolari, ma il punto chiave era l'addestramento al corpo a corpo, al karate che conosceva il nostro Nishizono. Cosa fa? Mette su questo gruppo di ragazzi particolari, qualcuno batte la fiacca e lui ha un metodo infallibile. Quelli che battono la fiacca li tira fuori dalle file degli allenamenti e fa un combattimento con lui e ci dà molto molto dentro. Vi lascio il link in descrizione su un maestro che è venuto in Italia anni fa e più o meno ha fatto un po' la solita storia. Comunque, tornando a noi, veramente è stato veramente un maestro che si è distinto per il governo nella seconda guerra mondiale. E c'è qualcos'altro da dire. Il simbolo che portavano questo battaglione, questo squadrone segreto, era il simbolo del Sakura. Sakura è il simbolo del ciliegio in fiore, il simbolo classico del Giappone, che rappresenta l'amicizia, il simbolo della vita, della morte e della rinascita, come un fiore germoglia. Poi basta però poco vento per far andare via i petali, però la primavera dopo rinasce. Quindi questo è un po' il simbolo che rappresenta bene il Giappone e anche lo spirito
seguito dei guerrieri e dei soldati in quell'epoca là. Quindi Squadrone Sakura era, diciamo, impostato su questo discorso qua, simboleggiava questa cosa qua, cioè ragazzi giovani come dei petali freschi del ciliegio che però erano purtroppo in balia della guerra e bastava poco per ucciderli. E quindi questo è stato un po' il destino di questi ragazzi, perché nel dopoguerra, un'intervista a Nishizono, trovò lavoro in Cina nel commercio e si ricorda di questi ragazzi che erano molto gentili, venivano al nord del Giappone, lui li ha addestrati in questo mese qua, sono partiti e purtroppo tutti questi ragazzi sono stati tutti uccisi. Quindi un triste episodio di questi ragazzi, giovani ragazzi karateka che ci davano dentro, che erano veramente al servizio della patria per vincere su un potenziale aggressore, purtroppo la loro fine è stata veramente triste. Quindi il simbolo Sakura rappresenta un po' lo spirito di questi personaggi. Poi su Sakura hanno fatto addirittura anche un caccia torpediniere, purtroppo affondato nel 45 nel porto di Osaka. Addirittura il simbolo Sakura, quindi dei germogli del ciliegio, viene sempre rappresentato anche sull'aereo, addirittura sui caccia dei kamikaze c'era sempre, più o meno sempre, il simbolo sulla carlinga dell'aereo del Sakura, e questi ragazzi lo portavano sul distintivo della propria uniforme. Purtroppo di tutto questo gruppo di ragazzi di karateka si dice che sono andati tutti morti, e è un triste episodio, e purtroppo la guerra è così. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Un po' triste per il finale, purtroppo tutti questi ragazzi sono andati incontro alla morte, nonostante si siano allenati forti al karate, purtroppo erano destinati a una missione suicida. Quindi questa leggenda dello Squadrone Sakura ho voluto ritirarlo fuori, perché per non farlo andare nel dimenticatoio, tutti questi giovani ragazzi che purtroppo non ci sono più, sono morti in campo di battaglia. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e un salutone dal Tempio Massimo. Allenatevi, ciao!